osservare lealmente la Costituzione italiana. Il Consiglio Comunale di Prato tributa un'acclamazione nell'acclamazione al sindaco Roberto Cenni dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione. È una giornata da annali, quella ripresa in diretta oggi pomeriggio dalle nostre telecamere. Per la prima volta in 63 anni di storia repubblicana, Prato è amministrata dal centrodestra. Un momento unico che tantissimi cittadini hanno voluto vivere da protagonisti, presentandosi nel salone consiliare del municipio, gremito come non mai. Cenni ha confermato la sua impostazione del tutto inedita e assolutamente slegata dalle ideologie e dai partiti. Durante la seduta del Consiglio si rende protagonista di più iniziative assolutamente fuori protocollo. In principio chiede un applauso per tutto il Consiglio. Poi, prima di iniziare il suo discorso, rompe gli schemi, scende dal suo scranno e va a salutare tutti i 40 consiglieri comunali, uno per uno, suggellando con un abbraccio fraterno la stretta di mano con il suo avversario Massimo Carlesi del PD. È il segno di un nuovo modo di amministrare e di intendere la gestione della città, e Cenni lo ribadirà subito dopo, chiedendo a tutti i consiglieri, compresi i 16 d'opposizione, collaborazione e senso di responsabilità per superare un momento critico che vede la città trasversalmente colpita dai problemi. Il sindaco ha dunque fatto appello all'unità e ha garantito che sarà sempre a disposizione per i suggerimenti dell'opposizione, che d'altronde rappresenta il 49% della città. Ecco le priorità di governo annunciate al microfono di Silvia Cecchi. Le tre questioni che sono importanti da affrontare immediatamente sono le difficoltà economiche, riattivando velocemente, con gesti sono già d'accordo di farlo il prima possibile, il tavolo di distretto, per poter continuare il confronto con il tavolo per Prato aperto presso il ministro Scajola. La seconda questione è il comitato della sicurezza, e si riunisce mi sembra il 14, per le quali dobbiamo fare il punto della situazione, la capacità di intervenire eventuali altre soluzioni o progetti che vanno nella soluzione di questa difficoltà. Il terzo sarà quello di prendere atto della semestrale del Comune per capire a che punto siamo nel confronto con il bilancio preventivo, per capire se siamo in grado già quest'anno di attuare delle risorse per aiutare le famiglie. Il sindaco ha ufficializzato anche i nomi di altri due consiglieri personali che lo affiancheranno, Giorgio Pannariello e l'industriale Lamberto Cecchi, che vanno ad aggiungersi a Yuri Chechi, l'architetto Centauro, Federico Mazzoni e Fabrizio Moretti. In apertura dell'emozionante seduta, con 24 voti a favore su 40, è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio, è Maurizio Bettazzi del PDL, ex Alleanza Nazionale. Ecco ai nostri microfoni. Cercherò di essere il presidente equo e parziale, di rispettare e di rifarmi a quelle che sono le norme comportamentali previste dallo statuto e dal regolamento. Devo apprezzare, ho apprezzato molto il comportamento tenuto da parte dell'opposizione, che non ha espresso ufficialmente un candidato da contrapporre alla mia candidatura, come anche il fatto che si siano astenuti in quasi la maggioranza di loro per permettere la mia elezione e dare un segnale molto costruttivo per quanto riguarderà il ruolo e i rapporti che ci dovranno essere fra maggioranza e opposizione nei prossimi 5 anni.